Mi sono immersa in questo libro, il cui titolo forse, non lo so, se forse era meglio usarlo come sottotitolo, perché potrebbe, è vero che intriga, è vero che diverte, però potrebbe anche essere un libro, un titolo che magari allontana o può causare degli equivoci, perché questo è un vero saggio sociologico su di noi, sulla società contemporanea e soprattutto su quella che ci diverte, cioè quella che vive tra la politica, la televisione, i giornali e il sottobosco nutritissimo di questi ambienti. E naturalmente do la parola a Antonio Polito. Così, fammi una domanda. Posso fare mille domande se vuoi, anche sul Corriere della Sera. Insomma, stiamo parlando di puttane, non... No, Appunto, no, no, dico, ovviamente sono il legame non è due proprio argomenti legale. diversi. Allora, no, io penso anch'io quello che dicevi tu all'inizio, cioè è stupefacente il fatto che questo non sembri il libro di un giornalista, di una giornalista. La tesi fondamentale è scritta nelle ultime righe, ma anticipata subito, ed è che lei si presenta come, forse l'avete già letto tutti, ma insomma io lo ripeto, dice: io sono una femminista che crede fermamente nel sacrosanto diritto di darla. Per piacere o per interesse non importa, le ragioni sono private e personali, ma prostituirsi è uno scambio intrinsecamente morale. Renzi è grande per questa ragione, perché non ha mai detto una parola del cazzo su Berlusconi, non ha mai detto una stupidaggine, una stronzata moralistica su questo ventennio, si è sempre occupato di cose serie. È un boy scout che non ha mai ceduto alla tentazione di farsi così suorina invidiosa della protesta contro un uomo ricco che aveva un harem di ragazze belle e alcune di queste le leggeva in consiglio regionale. Non vedo perché no, non vedo perché no. Che c'entra? Che discorsi sono? Che problema è? Infatti Renzi ha fatto un meraviglioso governo pieno di belle ragazze che sono ministre, eccetera, e spero che faccia una Presidente della Repubblica donna che viene dal suo governo, la mia candidata, la Pinotti, la Pinotti. Bravissima. Cioè adesso ormai è cambiato tutto, non è più quello il problema. Non credo che Renzi cadrà per ragioni sessuali. Siamo tutti puttane, è un grido liberatorio. In un paese non afflitto dal moralismo che invece affligge l'Italia non ci sarebbe neanche stato bisogno di questo libro. E invece ha fatto tanto discutere proprio perché evidentemente in Italia c'è un dibattito aperto, un dibattito sullo sfondo. Da una parte l'interesse personale è qualcosa di deteriore o invece qualcosa da esaltare. E dall'altra parte oggi c'è una grande questione dentro l'arena femminista italiana. Lo hanno anche definito un libro anti se non ora quandista, qual è la polemica? Dobbiamo batterci affinché un modello di donna prevalga sugli altri modelli o invece la vera sfida è rifiutare tutti gli stereotipi? Io abbraccio un femminismo plurale, un femminismo l'ho definito pro sesso, pro porno e pro prostituzione, un femminismo che difende anche il diritto delle donne a darla non solo per amore ma anche per convenienza.